quello che la classe politica trova indiscutibile, troppo complicato, la gente veramente se l'è già risolta per i fatti suoi e ha le idee chiarissime su chi deve fare che cosa. Oggi in questo convegno si discute di fine vita, il Parlamento si farà vivo, avrà il coraggio di discutere di eutanasia, suicidio assistito o anche almeno di sedazione come in Francia. Ma se ascoltassero le persone, sì, più della metà degli italiani, secondo tutti i sondaggi, sono favorevoli alla regolamentazione dell'eutanasia, come appunto succede in altri paesi. Se dobbiamo vedere gli interessi dei partiti a tenere insieme le coalizioni, eccetera, beh, credo che questa sia la causa del ritardo ormai da un anno e mezzo dalla presentazione della nostra proposta di legge di iniziativa popolare. Io vorrei che il Parlamento, cioè la politica, non entri nella camera del malato e nessuno deve essere obbligato a sottoporsi a trattamenti sanitari non voluti. Non è la morte che è una sconfitta per il medico, questo lo dovrebbe tenere a mente. Cosa pensa della legge francese? Alla fine è stata bocciata l'eutanasia e il suicidio assistito e si è arrivati a un compromesso, la sedazione. Ma io spero che in futuro anche ci saranno, penso, potrebbero esserci dei ricorsi da parte di cittadini e forse col tempo si vedrà che deve essere anche data la possibilità di eutanasia vera e propria, cioè come la legge in Olanda, come la legge in Belgio e come si usa in Svizzera il suicidio assistito. Quindi la vede come un compromesso la legge francese? Assolutamente sì. In Francia, in un paese molto laico, si è arrivati a questo compromesso. Cosa potrà ottenere l'Italia, dove il nuovo centrodestra tiene spesso in ostaggio i diritti civili? Ma non soltanto il centrodestra, c'è anche il PD che non è molto unito, il governo stesso che non prende in carico i diritti civili. Il Parlamento in cui si definiscono tutti liberali, post-ideologici, innovativi, no? Tutti per il cambiamento, in realtà sui diritti civili, sulla libertà non si discute soltanto con difficoltà del fine vita, non si discute neanche della libertà nei costumi, negli stili di vita, negli orientamenti, diciamo, di ciascuno durante la vita. Questo è altrettanto grave. Senta, in Parlamento in Francia hanno ottenuto un compromesso. Cosa potremmo ottenere noi con un Giovanardi, un Formigoni? Beh, io segnalo però che questa è una questione parlamentare, ci sono tanti altri che sono molto più laici di Giovanardi e forse bisognerebbe sentire anche loro non allearsi sempre con Giovanardi. La dico con una battuta, però sui matrimoni gay noi abbiamo una posizione vintage, diciamo, riprendiamo le cose che altri paesi hanno fatto 10 anni fa. Sulla questione del fine vita nemmeno ne discutiamo, sul divorzio breve però non troppo, insomma ci sono altre forze che voterebbero meglio di così. Certo, poi la maggioranza va un po' in fibrillazione, però ogni tanto è il caso che la politica vada in fibrillazione e che si diano risposte ai cittadini. L'Italia non è mai stato un paese laico e oggi fatica a esserlo. Quindi il dibattito avviene immediatamente creando degli scontri ideologici e non avviene attraverso una predisposizione laica e quindi di un dibattito che vada nel merito del problema. Noi non siamo un paese laico, questo è uno dei grandi problemi del nostro paese. Lei non pensa che ci sia lo zampino della Chiesa in questo? Ma non mi interessa neanche, intanto vedo lo zampone dei parlamentari e mi basta quello. Spesso ci si fa del millantato credito, eccetera. Intanto io vedo lo zampone dei parlamentari. Poi sugli zampini ognuno si sbizzarrisce. Intanto vorrei togliere lo zampone. Noi stessi ci mettiamo in gioco attraverso un'azione di disobbedienza civile, di violazione quindi consapevole pubblica delle leggi che condannano fino a 15 anni di carcere per l'omicidio del consenziente. Allora, Mina Welby, Gustavo Fraticelli e io ci siamo organizzati con un sito internet, con un conto corrente per aiutare i pazienti ad ottenere l'eutanasia all'estero, in esilio, perché oggi è questa la condizione alla quale si è costretti, fino a quando il Parlamento non inizierà finalmente a discutere. Questo è il nostro impegno.